I vagabondi del gusto sono arrivati al lumificio Spader a Mosnigo di Moriago della Battaglia. L'altro giorno, perché trovare questo signore è sempre un po' difficile, sembra in giro per il mondo, giustamente, perché si deve occupare dell'azienda, voglio dire, no? Non dei giornalisti. C'è da correre. Siamo stati alla cantina Frozza, sotto Portego dei Operetta a Colbertaldo, dove abbiamo potuto deliziarci, è la verità, deliziarci della porchetta romana e della porchetta trevigiana. Quali sono le sostanziali differenze fra le due porchette? Beh, sicuramente innanzitutto la materia prima di partenza è differente, cioè nella porchetta trevigiana lavoriamo un quartino o come tutti conosciamo la coscia di maiale, la quale viene disossata poi messa in salamoia, certo, e in un secondo momento legata e cotta. Mentre per quanto riguarda la porchetta romana si lavora con pancetta e filone, quindi sono due sezionamenti diversi. Completamente diversi. Sì, diversi. Non sono parenti, insomma, intendo dire come tipologia di lavorazione. Dire. Arrivano dallo stesso elemento, diciamo. Però. Cioè, d'altronde del maiale si mangia tutto, lo dicono i nostri contadini, sì, ce l'hanno insegnato. Ci hanno insegnato, sì, negli anni. E poi, al di là della materia prima utilizzata, anche il modo in cui viene lavorata e la concia certo, maggiormente fa la differenza, perché la nostra, dico nostra, cioè sì, certo, la porchetta trevigiana, siamo a casa nostra qua, quindi voglio dire, noi siamo abituati ad un gusto molto più delicato, certo, più leggero, mentre nella porchetta romana si utilizza un'aromatizzazione molto più spinta, più decisa e più forte. Voglio far uscire un attimo dal catalogo, così la buona sorpresa come deve essere, perché so che tu, se il cliente te la chiede, gliela procuri, non c'è problema. Sì, gliela procuro. Innanzitutto bisognerebbe fosse senza conservanti e possibilmente lavorata a caldo, quindi certo, da macellazione, e quindi subito sta scomparendo per la difficoltà ad ottenere sempre un prodotto costante perché il problema non è farlo buono, è l'altalenanza, perché non utilizzando conservanti, lo vedo anche nella porchetta trevigiana, certo, dove non utilizziamo, certo, i conservanti, non è facile mantenere il prodotto costante anche dal punto di vista visivo, e certo, ormai il consumatore è abituato, mangia anche con gli occhi, certo, l'estetica ha la sua importanza, richiede, sì, e quindi sia nella porchetta che nella soppressa questa è la principale difficoltà, insomma, riuscire a mantenere un prodotto costante sempre uguale nel tempo. E quindi viene un po' abbandonata, certo, vedo anche per la porchetta siamo in pochi a produrla proprio per questo motivo, perché ascoltavo questa mattina alle 6, perché purtroppo sono uno che si sveglia presto, il pensiero del giorno ispirato alla spiritualità, no? Si diceva la fede cristiana dice che la bella apparenza coincide poi col contenuto, non c'è separazione tra quello che appare. La tua porchetta appare bene, quindi vuol dire che è buona, è buona. Cioè, ho preso questo spunto, sì, in questo caso possiamo dire. Sei un buon cristiano, allora sì, sei un buon cristiano. Dai, allora, la tua bimba comincia ad assaggiare qualcosina? Sì, sì, assolutamente sì, soprattutto per la porchetta, sì, a volte devo nasconderla o non fargliela vedere, beh, altrimenti, troppo, però è un prodotto che gli do anche volentieri, perché so come è fatto, certo, da dove arriva. Quindi i telespettatori possono tenere tranquilli, la bimba come si chiama? Scusami, sì. Maria Vittoria. Se Maria Vittoria la mangia da mangiare, ci possiamo fidare, voglio. Sì, era una battuta, però. Priva di conservanti, e quindi sono tranquillo su... Sull'origine della porchetta trevisana, è stato Beltrame, non è stato Beltrame, c'è tutta questa diatriba. Una diatriba che dura ormai da anni e là ancora non... Ma forse lasciamola così. Non sono riusciti, secondo finché me... Finché se ne parla, voglio dire, meglio. Non vale la pena... Di andare a disturbare L'importante è che il prodotto continui a crescere come sta crescendo, come è cresciuto negli ultimi anni. Devo dire che a Treviso, sotto il Palazzo di 300, è stata lanciata bene, sì, con tutti i personaggi che passavano. E adesso l'importante è che non venga rovinata l'immagine della porchetta da queste grosse industrie che magari, vedendo il business, essendo un prodotto in crescita, la producono col ciclo stile ormai, voglio dire, cioè, io assaggio delle porchette in giro che è una roba terrificante, scusa, se lo dico, come su tutti i prodotti sono delle brutte imitazioni della porchetta vera, certo. Quando
viene fiutato il business, poi magari anche le grosse industrie si buttano, certo, su queste produzioni, e si rischia un po' di sforare, di deviare quello che è il prodotto originale, insomma. Ecco, noi per parlare tra di noi, quando i microfoni sono spenti, per parlare di Emanuele Spadaer, abbiamo addirittura scomodato il poeta Parini, perché lo chiamo Giovin Signore nella via. Giovin sicuramente, Signore perché è il signore della porchetta e dei salumi di tradizione. Grazie a te e al prossimo appuntamento. A voi, arrivederci. La rete di borghi europei del gusto sta continuando nelle iniziative di conoscenza e valorizzazione dei territori poco conosciuti, non soltanto in provincia di Treviso, ma invitando in provincia di Treviso anche borghi e territori che, per assonanza o per similitudine o per analogia di temi, possono essere ospitati e raccontare le proprie storie. Da anni ormai queste iniziative sono seguite dalla consulente finanziaria Laura Panizzutti. Laura, innanzitutto, prima di venire al doc dell'iniziativa, no? Come sta iniziando questi primi mesi dell'anno? Come stanno andando come raccolta di risparmio nel tuo lavoro? Allora, innanzitutto buongiorno e grazie per essere qui oggi. Allora, diciamo che l'inizio dell'anno è andato veramente oltre quelle che erano le mie aspettative in senso positivo. Cioè, non ho ricordi di aver visto i clienti arrivare spontaneamente, e questo è stata senza sollecitazione, e questa è stata una bella soddisfazione. Ciò significa riconoscimento della professionalità, io credo. Riconoscimento verso la tua professionalità ed anche il riconoscimento verso l'azienda che rappresenti. Non dimentichiamoci che è un periodo molto particolare. Con gennaio 2016 è iniziato il bail-in, che molti risparmiatori ormai conoscono come il decreto che ha visto i risparmiatori privati essere chiamati al salvataggio delle banche in prima istanza con le proprie azioni, con le proprie obbligazioni e con i propri conti correnti e conti deposito. Quindi la gente oggi è veramente timorosa nella scelta della propria banca ed anche nella scelta della persona alla quale affidare i propri risparmi. L'aver lavorato bene con la passione e con tutta la competenza e la trasparenza, oltre che l'onestà, ha premiato anche in questa fase delicata e particolare di mercato. Quindi devo dire che sono molto soddisfatta di questo. Prego. Ecco, poi c'è la solita domanda, solita nel senso che te la facciamo ogni volta che ci vediamo, ma però effettivamente è una curiosità anche da parte dei nostri telespettatori. Dicono, una bella signora così, adesso è una battuta ovviamente, ma è vera, cioè il bella ci sta tutta, no? Voglio dire, perché fa queste iniziative a sostegno delle iniziative locali? Tutto insomma, oltretutto è una banca che non ha neanche sportelli sul territorio, no? Quella di cui stiamo parlando, non diciamo il nome per questioni pubblicitarie, non si può, bene? Però voglio dire, per quale ragione fondamentalmente ti esprimi in questo modo? Per quale ragione mi esprimo in questo modo? Scusa, non ho compreso. Nel sostenere le iniziative locali, perché io credo fortemente in una cosa molto importante che coinvolge l'imprenditoria. Io sono una libera professionista, quindi il mio ruolo non è solo quello di acquisire il cliente, ma è anche quello di accompagnarlo nella realizzazione di tutti i suoi progetti. Bene, avevamo detto che avremmo svelato un'altra piccola inclinazione, no? Gli avevamo chiesto alla fine della prima intervista sul lavoro principale a Soave se era una buona forchetta. Era maliziosa la domanda, perché in realtà introduceva la seconda parte. Per tradizioni di famiglia, tu cos'è che hai qua dietro? Un piccolo vigneto. Piccolissimo vigneto, sì. Diciamo così. Con il quale fai? Faccio questo prosecco. Prosecco col fondo. Col fondo, sì. Ecco, allora, vogliamo spiegare cos'è il prosecco col fondo, raccontato da uno che non ha il problema di venderlo, quindi
Detto in poche parole. Prosecco col fondo è il prosecco che viene. È il vero prosecco iniziale dei nostri compiti. Viene praticamente non viene filtrato, viene lavorato, viene travasato, però non si utilizzano filtri per chiarificare, a parte certo. Delle sostanze all'inizio che fanno certo. Depositare, decantare proprio la parte più. C'è stato un vignaiolo non molto distante da qua, un giorno mi ha invitato a casa dicendo senti che buono sto vino quel fondo che è. E lo guardavo, era limpido come non so cosa, ho detto beh, peraltro devo dire che per farne di più evidentemente lo hai leggermente passato, no? Ecco così, cioè è arrivato l'imbroglio anche in questo settore, voglio dire, tanto per essere chiari, scusa, te non c'entri niente perché non lo produci per guadagnare. Basta per l'autoconsumo o ogni tanto con gli amici ti nascondi sotto in taverna e viene fuori qualche mangiata con qualche bevuto più di qualche volta più di qualche volta e la moglie non la moglie è astemia per cui non ho problemi. Meglio di così sei curato anche da questo punto di vista. Se dovesse cambiare il mestiere faresti vignaiolo? Non credo, non è una cosa, non è una vita per te, diciamo così, troppo impegnativo. Cioè dovrei proprio cambiare, dovrei partire con un'azienda, beh, comunque diventerebbe una cosa a livello commerciale, per cui cambierebbe un po' tutto quello che è questo tipo di vino, ecco. Riccardo, preferisco farlo per me e per gli amici e basta. Che è buono, tra le altre cose è molto buono. Volevo dirvi soltanto una cosa, una volta il vino col fondo, i nostri contadini lo facevano con la parte dell'uva migliore del raccolto. Cioè era proprio una notazione, oltre a quello che tu hai già spiegato benissimo, io non voglio aggiungere niente tecnicamente, era veramente il vino migliore dei nostri contadini. Adesso lasciamo stare. Cin, grazie a Suave per questa splendida sorpresa. Le iniziative di informazione europea arrivano a Conegliano. Come al solito siamo venuti a trovare il dottor Giuseppe Marin dell'impresa di servizi Linda. Come si chiude quest'anno e quali sono le prospettive anche macroeconomiche generali, Giuseppe? Ma noi personalmente chiudiamo come da diversi anni qua, perché purtroppo l'Italia è in fase di stagnazione. Importante è riuscire a chiudere come gli anni precedenti, perché purtroppo molte iniziative stanno chiudendo veramente male. Gli anni successivi, se non cambia la politica economica, saranno sempre più, secondo me, recessivi. Non lo dico io, lo dicono anche i giornali, gli analisti economici, nonostante tutte quante le frasi che Renzi pronuncia continuamente, purtroppo la realtà è quella che è, ci stiamo staccando dall'Europa e stiamo perdendo probabilmente il treno per sempre. Lavorando sulla qualità sicuramente c'è da fare, perché se in Italia è buona, buonissima, ci sono aziende che esportano, che lavorano, che hanno tanto know-how, sì, perché si arrangiano, però. Che si arrangiano, e purtroppo sono casi isolati come iceberg in mezzo al mare, è tempestoso, questa è la verità. Quindi il tunnel si è allungato, no? Il tunnel si è allungato, sì, perché questa luce famosa sotto il tunnel probabilmente si sta anche spegnendo, questa è la prospettiva. Ecco, come reggere allora la concorrenza sleali nel tuo settore, tutto quanto quel, perché chiaramente quando c'è crisi ognuno si arrangia come può, no? Non do neanche un giudizio, sappiamo benissimo nel settore del giardinaggio, delle pulizie, quanta improvvisazione c'è, voglio dire, no? Come ci si può difendere? Sicuramente è molto difficile difendersi, perché proprio come dicevi tu, che in queste situazioni qua aumenta naturalmente le concorrenze sleali, perché chi non sa cosa fare deve pur improvvisarsi, deve inventare qualcosa, deve pur mangiare, perché il welfare dello Stato è labile, inesistente. Basta pensare a tutti gli esodati che ci sono in Italia. Certo. Trovare la formula, bisogna cambiare completamente l'Italia, secondo me, questa è la verità. Tra altre cose, ultimamente dicono a noi che siamo qualunquisti perché diamo un giudizio complessivo sulla classe politica al di là di bianchi, rossi, verdi o neri, no? No, ma sono loro che ci hanno fatto diventare qualunquisti, o sbaglio? Certamente, perché in Italia non abbiamo mai avuto una classe politica che sia adeguata al compito. Questo sotto gli occhi di tutti quanti, certo. Si parla sempre male di quello che era prima, però quello che viene dopo non sa mai fare il suo lavoro bene, questa è la verità. Ok,
Allora, con questo osservatorio specialissimo di Giuseppe Marin, chiudiamo l'intervista e al prossimo appuntamento. Signor Glauco, qui mi hanno detto che i borghi d'Europa hanno scelto come location per un incontro, un rendezvous tra direttori di testate enogastronomiche, gente che se ne intende. Infatti sarà una bellissima prova, ma siamo sicuri di, che andranno via più che soddisfatti, proprio perché abbiamo una cucina che è molto legata al territorio, pochi piatti però tutti o di produzione nostra o fatti al momento, io sto pensando alla pasta piuttosto che alle carni, dove abbiamo fatto una scelta aziendale di non andare a fare carni alla brace ma tutte cose al forno o in teccia, come si dice, in tegame, no? Magari alcune volte leggermente anche rivisitati, però ci stanno dando delle belle soddisfazioni, ecco. Signor Glauco, abbiamo visto che ci sono anche i vini nel vostro menù, vini che accontentano anche questi, i palati più, più fini. Sì, mi piacerebbe espormi perché con altre linee che abbiamo in mente di andare a realizzare da qua a qualche mese, però al momento siamo più che soddisfatti di quelle che già adesso andiamo a proporre, perciò principalmente su Prosecco, perché questa è la terra, è il mondo del Prosecco, perciò dall'extra dry al brut al tranquillo, ognuno che richiama al Cabernet Franc, ognuno che richiama soprattutto dove noi ci troviamo, sto pensando al Marine, dove richiama il vento che ogni mattina soffia a Pierron, che è stato ed è nel mio cuore un personaggio storico che ha vissuto proprio queste terre, queste colline, però vini che sono all'altezza anche della nostra cucina, della nostra gastronomia, ecco. E dopo aver ben mangiato e ben bevuto, chi volesse potrebbe anche alloggiare qua per... Assolutamente, infatti noi spingiamo principalmente perché beva, così visto che non può guidare, ha un motivo in più per fermarsi qua da noi e conoscerci anche da questo punto di vista, dal punto di vista delle camere, del soggiorno. Quanti clienti potete ospitare? Possiamo ospitare fino a 17 clienti, abbiamo 7 camere di varie dimensioni, ognuna che va a riprendere un antico mestiere, il tutto è nato perché recuperando vecchie attrezzature e vecchie mobilie abbiamo voluto ricreare camera. Esatto. Benissimo, allora non ci resta che aspettare questa famosa cena dei borghi europei del gusto e poi leggerà sui giornali, vedrà in televisione che cosa ne pensano. Ma spero che vada bene, anzi sono sicuro che andrà bene, come ho detto precedentemente è un onore per noi avervi come ospiti. Signor Glauco, grazie. Grazie a voi.